2019 il dottor Tamburella e il sindaco di Sesto Aurunca Silvio Sasso. Anche noi distanziati, eh? Presidente, buonasera. Ci dobbiamo adeguare un po'. C'ho fare prima un saluto, diciamo, istituzionale al sindaco. Grazie, buonasera. È una bella serata di festa. Festa popolare della Tamburra, perché intanto ci rinnova questo appuntamento e hanno fatto bene gli amici dell'Associazione Etnia Popolare a considerarla dal punto di vista della quarta edizione, perché la continuità anche in questa situazione, in questa condizione particolare che stiamo vivendo del Covid, è importante. Il mondo non si ferma, la storia non si ferma, a noi uomini cittadini è solo dato di riflettere su un momento particolare che è anche irripetibile. Abbiamo creduto per tutto il Novecento di aver superato tutti i nostri problemi, di andare incontro solo ad una, come dire, un miglioramento progressivo delle sorti dell'umanità. Non è così, ci riscopriamo umani, ci riscopriamo anche deboli di fronte alla natura, e questo ci chiama ad un impegno di stare bene insieme, di considerare i nostri valori e di considerare che comunque ci siamo trovati in una condizione particolarissima che non avremmo mai nemmeno immaginato. Che cosa ci rende forti in questo momento? Le radici, la comunanza con le persone e quindi una festa popolare come questa. E quindi grazie ai ragazzi che hanno denominato questa una quarta edizione, una continuità ed è anche un auspicio di continuità, perché c'è l'intenzione da parte loro, c'è l'intenzione da parte della città di continuare e di sostenere, perché è un momento meraviglioso che riceve questa certificazione da un'associazione così importante su un palcoscenico nazionale, valutato da tantissimi che sono venuti qui, anche da lontano, che hanno potuto vedere questa attività, questa festa. E quindi, come dire, spesso a Sesta siamo abituati a non vantarci troppo. E se c'è qualche sessano che fa qualcosa buono, deve essere anche, come dire, additato. È venuta tutta l'Italia a dire che questi ragazzi hanno fatto una cosa meravigliosa e l'hanno fatta nel nome di Sesto Aurunca fino a ricevere un premio. Quindi questa è la serata che stiamo vivendo. E io ringrazio il presidente Tamburella qui, l'associazione, perché ci danno una grande soddisfazione, ce la danno senza che l'abbiamo richiesta. Normalmente qui ognuno si vanta, io sono bravo, gli altri non sono. Noi non l'abbiamo richiesta, semplicemente è stata fatta un'attività ed è stata valutata. Questo vuol dire due cose: che c'è in giro ancora gente seria che valuta le cose serie e noi che in questa città siamo riusciti a farla. Io vivo, ed è l'ultima cosa che dico, questa serata anche come di un successo personale, non perché voglio accomunarmi a loro che hanno fatto tutto e questo non c'è dubbio, ma perché nel momento in cui, e loro sono testimoni, si è trattato di investire anche risorse pubbliche su questa manifestazione, c'è stato da combattere, non è stato scontato. E quindi, come dire, io mi sono assunto questa responsabilità, ho dovuto convincere qualcuno nella mia stessa giunta a investire su questa manifestazione. I risultati hanno sbaragliato il campo, hanno sgombrato il campo, e quindi siamo qui a goderci la serata. Ci saremo l'anno prossimo per la sesta, per la settima, eccetera, festa della Tamburra. E a tutti quelli che sono venuti qui, ormai questo è un logo, un marchio, un timbro, aiutateci a renderla sempre più forte. Sicuramente troverete la migliore organizzazione e la migliore ospitalità. Certamente ci vuole anche, come dire, la cortesia da parte vostra di esserci sempre. Grazie a tutti, grazie a Sessa, grazie a questi ragazzi che ricevono un premio, non si sono autodichiarati né i migliori né niente, hanno fatto dei sacrifici e sono arrivati i risultati. Speriamo che tanti altri in giro per l'Italia, ma anche in questa città, seguano questo esempio di umiltà, di coraggio e di voglia di fare.